Non si placano gli scontri in Venezuela, dove i morti sarebbero 13, secondo alcuni osservatori. Il presidente Nicolás Maduro ha parlato di 50, tutti ascrivibili alle violenze dell'opposizione. Di parere ovviamente diverso, Lilian Tintori, moglie di Leopoldo López, leader delle proteste, accusato di violenze e che si è consegnato alle autorità. La gente ha l'impressione di essere segregata in casa, di non poter uscire coi figli la sera, non ci sono derrate nei negozi, tutto è limitato. Non conseguiamo alimenti nei automercati, hay escasez. La posizione oltranzista che si è ritagliato López ha costretto il leader storico dell'opposizione venezuelana, Enrique Capriles, a inseguirlo sulla strada del confronto duro con il regime. Per questo ha rifiutato l'invito alla tavola rotonda di pace offerto da Maduro. Ma quale pace? Quale conferenza? Maduro ha un'idea tutta sua del concetto. Parla di pace, mette su della musica e crede che il problema sia risolto. Non ha idea. Non tiene idea. Anche il regime ha organizzato manifestazioni con tutti i parafernali a propri del chavismo, anche se le proteste sembrano ben lontane dall'assopirsi.